Qual è il feeling che c'è fra te e le tue opere? La mia anima. Il feeling è il lavoro che dalla parte tecnico-pittorica, ok, quello è uno studio di scelta di tecniche sempre più personali, però io voglio e vorrei che gli altri sentissero le emozioni e la fuoriuscita delle emozioni anche per chi guarda, quindi entrare dentro al quadro, capirlo, sentirlo, fino a sentire il battito del cuore. Maria Grazia Turco, con concretezza e stile personale, realizza in questa nuova mostra alla Galleria delle Cornici del Lido di Venezia un suo sogno personale, attuale, proiettato nel futuro, con incanto e meraviglia, e dà allo spettatore uno spunto importante di riflessione ed entusiasmo. È vero, è vero. Ci sono queste figure femminili, almeno in parte sono 1, 2, 3, 4, sono proprio delle figure femminili. Poi ho fatto quest'aquila, questo dio incazzato con noi e con il mondo, non lo so, forse sai, con tutte le cose che succedono adesso, ogni tanto ti viene, no, da lavorare anche su quello che è l'effetto di questo macello d'Italia che abbiamo, nella quale stiamo vivendo, e quindi ho fatto quella specie di aquila, un paio di paesaggi. Sì, è vero, sono delle figure femminili, e penso che siano poi degli autoritratti tutto sommato, no? Curatrice della mostra, la professoressa di Ca' Foscari, Assunta Cuozzo, che ha saputo interpretare al meglio le opere presenti. Maria Grazia è una pittrice di veramente, come diceva prima, di grandissime novità. Questa è la terza mostra che presenta questa Galleria delle Cornici e ancora una volta rinnova il suo modo di dipingere. Diciamo che particolarmente questa volta per questa mostra ha preparato queste tavolette, che io chiamo tavolette graffiti, che sono delle tavolette in legno formate realizzate con materiale dorato, che dà una parvenza di vita, di colore, di movimento a queste strutture. Anche questo quadro che abbiamo qui alla nostra destra è la realizzazione di un suo sentimento, sono delle sensazioni che lei riesce a trasmettere su questi quadri e che danno vita proprio alla sostanza del quadro. Alla galleria c'è un sapore internazionale che la Turco, con i suoi percorsi all'estero, rende nelle sue creazioni in maniera indelebile. Il tuo recente viaggio in Olanda ti ha ispirato? Bello, bello, bello! Sì, mi ha ispirato. Beh, intanto l'Olanda è bellissima tutta, poi Amsterdam è particolarmente piacevole, poi sono andata a rivedermi tutti i musei, Van Gogh, anche la casa questa volta di Anna Frank, mi sono vista questo artist zoo che hanno, incredibile, e sai, poi prendi, forse l'aquila mi è venuta fuori da quello, avevo negli occhi tutti questi condor, aquile, cose che si vedevano là. L'animale preferito che mi incute anche rispetto è il cavallo. Io ho montato per molti anni, avevo la Costanza della Crucca che ho adorato, però gli animali penso che siano piacevoli e riesci ad avere un rapporto con tutti gli animali. Certo, i cani li ho sempre avuti, la mia Martina guai che me la tocca, ma anche la tartaruga di 30 kg che ho a casa la adoro, per cui penso di essere, posso dichiararmi adesso a quest'età, un animalista. L'importante è essere liberi dentro, prima di tutto, sentirsi liberi dentro, perché chi si sente incatenato all'esterno è perché è incatenato
lui è incatenato dentro al suo cuore, è incatenato dalla sua testa, dalla sua mente, quindi la mente secondo me è quella che ti dà la possibilità di vivere tutte le vite che vuoi.